presentato nei giorni scorsi come Italia dei Valori una interrogazione per cercare di risvegliare l'attenzione del Consiglio provinciale su una vicenda che come dire, è stata portata alla nostra attenzione da quanto emerso sui giornali e in particolare faccio riferimento al licenziamento da parte del Teatro alla Scala di Milano della ballerina Maria Francesca Garritano a causa, pare, di alcune affermazioni e di quanto anche riportato in un libro che ha scritto, nel quale denunciava il problema come dire, situazioni di anoressia e bulimia diffuse tra alcune delle allieve che frequentano la scuola di ballo della Scala. Ora, siccome a noi piace capire le cose come stanno, abbiamo chiesto sia all'interno dell'interrogazione che poi ieri anche con una lettera che abbiamo consegnato nelle mani dei due presidenti di commissione che probabilmente sono quelli che hanno competenza per materia, quindi il Presidente della Commissione Cultura Ferré e il Presidente della Commissione Garanzia e Controllo Massimo Gatti. Dicevo, abbiamo consegnato nelle mani dei due Presidenti di Commissione anche una ulteriore lettera specifica per chiedere che venisse convocata una commissione da dedicare all'approfondimento di quanto denunciato dalla Garritano, pregando che si invitassero, possibilmente contestualmente, quindi contemporaneamente, sia la direzione della Scala, sia la ballerina appena licenziata. Abbiamo anche fatto un comunicato stampa e proprio grazie al comunicato stampa che è arrivato a conoscenza della Garritano, la Garritano mi ha contattato tramite email dicendo che dà la sua piena disponibilità a partecipare a questa seduta di commissione quando verrà convocata. Quindi poi eventualmente darò i riferimenti che sono in mio possesso, che è solo la mail, ai due presidenti di commissione in modo che possano mettersi in contatto per organizzare. Ecco, io ci tengo però ad aggiungere anche una cosa, perché cioè io non vorrei che venisse sottovalutato questo problema. Io sono anche probabilmente convinto che non sia un problema limitato e circoscritto al Teatro alla Scala. Credo che probabilmente sia un problema diffuso in molti ambiti, tra cui anche quello della danza. Comunque quello che ci interessa è proprio approfondire e voglio ricordare che il 20 gennaio 2011, per chi non ne avesse memoria, questo Consiglio provinciale ha approvato una mozione che proprio noi dell'Italia dei Valori avevamo presentato sul problema dell'anoressia e della bulimia. Quindi questo Consiglio è sensibile a questo problema e quindi credo che proprio come logica conseguenza sia nostro dovere, visto che la Scala è una delle nostre partecipate, cioè siamo dentro nel CDA con lo stesso Presidente Podestà, quindi con chi ci rappresenta al più alto livello. E mi auguro, tra l'altro, che Podestà possa in un qualche modo o essere presente alla commissione che verrà convocata o quantomeno gli sia fornita la registrazione audio in modo che ne sia reso edotto. Ecco, credo che sia la logica conseguenza approfondire per capire come stanno le cose e poi formarci una nostra opinione ed eventualmente agire di conseguenza. Non siamo giudici del lavoro, quindi non è nostro compito evidentemente entrare nella vertenza eventualmente che verrà posta in essere da un punto di vista legale tra la Garritano e il Teatro alla Scala. A noi interessa capire se esiste e in che misura un problema di un disturbo dell'alimentazione, che come l'anoressia e la bulimia, tra i ballerini e, nello specifico, ovviamente alla Scala. Chiudo e ringrazio.